Poi si ricollega tutto il discorso dell'opportunità, per esempio, che certi test psicologici vengano pubblicati, no? Perché purtroppo una volta che li hai pubblicati, per quanto riguarda appunto i test di certi test psicologici, non sto parlando di quelli proiettivi, comunque hanno bisogno di un'interpretazione, ma di tutta un'altra serie di test che appunto hanno a che fare con la psicometria proprio sia in psichiatria che in psicologia. Lì purtroppo se vieni esposto al test, tutte le successive valutazioni sono falsate. Quindi l'idea è che lo si può avere soltanto se Ah, effettivamente fai quel lavoro. certo. No, è chiaro, no, 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 questo chiaramente è un ambito diverso, nel senso che se c'è, se in quel caso la conoscenza ha, diciamo, precedente invalida un risultato, chiaramente è un discorso diverso. Sì, no, ma infatti, ripeto, è una questione su cui purtroppo fare dei discorsi così vaghi e generali è sempre molto difficile, quindi bisognerebbe andare a capirlo con un po' di buonsenso caso per caso, insomma, ma appunto, l'esempio che fai tu è un esempio completamente diverso, lì si tratta di salvaguardare dei protocolli di indagine per cui il soggetto della ricerca chiaramente non deve sapere in anticipo quello che sarà applicato su di lui, altrimenti la cosa chiaramente invalida il risultato finale. Ma son d'accordo su questo, chiaramente questo è un aspetto completamente diverso. Sì, ovviamente le casistiche sono infinite, si potrebbe addirittura andare a. C'è qualcuno che addirittura contesta il fatto che siano soltanto i medici che possono prescrivere certi farmaci, però lì veramente si va in un ambito abbastanza. Sì, beh, su questo diciamo sono abbastanza d'accordo, insomma, che siano sempre gli esperti a occuparsi delle cose e che ci si rivolga sempre all'esperto in materia prima di prendere le decisioni, su questo sono abbastanza d'accordo, insomma. Quindi, cioè, non. Poi ripeto, è molto complicato perché, che ne so, la pratica medica e le ricerche biomediche sono diverse da ricerche in psichiatria o diverse da ricerche in fisica o diverse da ricerche in matematica, insomma, non, è molto difficile valutare tutto esattamente con lo stesso metro di giudizio, però insomma. Chiarissimo. Senti, ti vorrei chiedere, quali sarebbero i tuoi consigli per qualcuno che volesse intraprendere la carriera accademica in Italia adesso? Ma innanzitutto di essere veramente convinto di volerlo fare, perché questo credo che sia la prima cosa, cioè la motivazione è la prima, insomma, è la prima molla e quella deve essere molto forte, perché quello che poi, insomma, si troverà ad affrontare non è un percorso semplicissimo, sia in termini proprio di formazione, nel senso che il percorso che deve fare, ripeto, anche qui. Io circoscrivo al mio ambito accademico, perché chiaramente ambito No, accademico potrebbe certo. essere anche, carriera accademica potrebbe essere anche fare il filosofo, il No, letterato, certo. insomma, chiaramente ognuno di questi ambiti accademici poi ha le sue regole, i consigli sarebbero diversi No, probabilmente, però certo. Prendiamo proprio il io campo nel della mio campo fisica. accademico, se uno volesse fare il fisico, deve sapere che per esempio c'è un percorso di studi molto duro, molto selettivo, bisogna studiare parecchio e fare per un po' di tempo praticamente quasi solo quello, c'è molta matematica, e, insomma, quindi queste cose bisogna saperle un po' in anticipo per evitare appunto delusioni poi. E alla fine di questa cosa ha appena iniziato, perché poi si troverà davanti altre specializzazioni, dottorati, periodi di ricerca più o meno così instabili o comunque più o meno dal percorso, diciamo, più o meno prestabilito, però insomma, soprattutto fino al dottorato dovrà fare un sacco di esperienza e mostrare di essere in grado di saper fare ricerca in maniera autonoma, ricerca originale, saper insomma, avere le carte per diventare poi uno scienziato di professione. E qui, diciamo, viene il consiglio più importante, che è quello, secondo me, di essere aperto alle opportunità e quindi vedere, per esempio, la possibilità di cambiare frequentemente istituto, andare all'estero, lavorare con più gente possibile, vederla non come una, come
così un sacrificio, non solo come sacrificio, perché poi ha degli aspetti ovviamente difficili, però non vederla come un sacrificio a cui bisogna così sottomettersi per poi avere un premio alla fine, ma vederlo come parte in realtà del percorso e come in realtà la parte più interessante del lavoro dello scienziato e del ricercatore. Cioè, secondo me, uno deve avere questa attitudine e questa propensione a mettere, diciamo, al centro della propria vita questo tipo di modalità che magari non è necessariamente per tutti, ecco, quindi anche a questo forse penserei un po' prima. Però, diciamo, a parte questo, ovviamente, cioè, è un percorso estremamente interessante e se uno è motivato e vuole capire come funziona il mondo, è una cosa assolutamente eccitante e consigliabile a tutti. Senti, passo alla mia ultima domanda. Non so se ne hai sentito parlare, ma in questi giorni si stanno svolgendo a Bologna degli esperimenti con Andrea Rossi e il professor Sergio Focardi, perché a quanto pare Andrea Rossi sarebbe riuscito a creare un dispositivo che produce energia con il principio della fusione fredda. Non so se ne hai sentito parlare, comunque fondamentalmente per il momento si stanno ancora facendo dei test anche con esponenti della comunità scientifica, con i giornalisti. Ovviamente non è possibile per i giornalisti fotografare o filmare l'interno del dispositivo, anche se i test che sono stati fatti finora sembrerebbero molto promettenti. Fondamentalmente gli elementi, no, che vengono utilizzati sono nichel e idrogeno con degli additivi che ovviamente non sono stati divulgati. E in base alla reazione che viene a crearsi, che sarebbe una reazione di fusione fredda, poi si crea energia e gli scarti sarebbero acqua calda e rame, chiaramente, no? Non so se, appunto, ti ripeto, non so se ne hai sentito parlare, ma ti vorrei chiedere cosa ne pensi, se questo fosse vero, soprattutto. Sì, ne ho sentito parlare, sarebbe un discorso molto lungo, ma sintetizzo. Allora, la prima cosa è che uno scienziato deve essere sempre scettico. Non nel senso di dire no, cioè, non ci credo, cioè scettico nel senso di metodologia di indagine, ovvero la metodologia che sta alla base del metodo scientifico è quella di andare a vedere come funzionano le cose, cercare di capire se effettivamente esistono le prove per quello che si afferma. E quindi, diciamo, io parto ovviamente assolutamente scettico su questa cosa, come partirei scettico su qualsiasi altra affermazione di pari entità, insomma, perché chiaramente si parla di una cosa che sarebbe assolutamente sensazionale e rivoluzionaria, no? Quindi, proprio perché sarebbe sensazionale e rivoluzionario, c'è bisogno di prove ancora più schiaccianti e ancora più e di evidenze, diciamo, ancora più chiare prima di poterla accettare. E questo è il discorso che va fatto in generale su qualsiasi roba di questo tipo. Sull'aspetto specifico di questa questione, il problema è che non si può rispondere perché non è stato possibile fare questo lavoro di indagine per capire cosa stanno facendo effettivamente lì. Ora, la cosa è ovviamente motivata con il fatto che ci sarebbero dei brevetti, che questa cosa sarebbe chiaramente una cosa talmente importante che poi uno vuole tutelarsi però non è così che funziona la ricerca scientifica, cioè questa cosa si può dire di qualunque scoperta. In realtà, ecco, forse per il pubblico magari può sembrare una motivazione sufficiente, può sembrare abbastanza impressionante che uno dica: beh, attenzione, fermi, perché ho scoperto una cosa così importante e non voglio farmela rubare, ma non funziona così. Cioè, nella scienza non esiste la proprietà, diciamo, intellettuale, cioè esiste, ma ci sono altri modi di retribuirla. Insomma, se io faccio una scoperta, la comunità scientifica riconosce che io ho fatto quella scoperta perché sono stato il primo e perché c'è una traccia del fatto che sono stato il primo, per esempio, nella pubblicazione
attraverso la pubblicazione nelle riviste, attraverso il fatto che io ne ho parlato ai congressi, però poi non mi tengo la cosa per me, no, è come se Einstein avesse detto io ho scoperto, che ne so, che è uguale a MC quadro, però non vi dico come ho fatto perché ho paura che poi voi mi rubate l'idea, cioè no, l'idea ormai è quella, fammela vedere perché io devo capire se va bene o no, insomma. La sto dicendo in termini molto spicci, ma funziona così. Allora, in questo caso non mi sembra che sia stato fatto questo, quindi quando qualcuno avrà la possibilità di aprire quella scatoletta, capire che c'è dentro, farsi dire esattamente tutte le specifiche tecniche, riprodurre il contenuto della scatoletta in qualche altro laboratorio completamente diverso e effettivamente ottenere gli stessi risultati, lo sapremo. Cioè, altrimenti qual è la cosa che, diciamo, distingue il trucco magico dalla, no, dalla realtà. Anche il mago fa esattamente la stessa cosa. Il mago dice: non puoi guardare, no, dentro la mia scatola, puoi guardare solo da lontano. Ecco, vedi, ti faccio vedere, però non venire a aprirlo perché insomma, la scienza non funziona in questo modo. Quindi io capisco che questa cosa colpisca molto l'immaginazione delle persone e indubbiamente, cioè, è una cosa che se fosse vera sarebbe importantissima. Però proprio perché è vera, allora, insomma, aprite, date la possibilità a tutti, no, proprio perché pensate che è vera, date la possibilità a tutti di guardare come è fatta e di riprodurre i risultati. Insomma, nessuno poi, ovviamente di questa cosa se ne è parlato talmente tanto che nessuno poi potrà dire, ecco, l'idea l'avevamo avuta prima noi e questi ce l'hanno, no, lo sanno tutti, insomma, che è stata talmente sui giornali, tutti sanno che appunto le persone che hanno partecipato a questa cosa sanno perfettamente come si chiamano, chi sono, quindi insomma penso che non ci siano problemi di attribuzione, quindi fate vedere al resto della comunità scientifica quello che c'è dentro e vedremo. Sì, il discorso era che molto probabilmente, siccome il brevetto italiano non è stato accettato, evidentemente si tratta di qualcosa di talmente banale che Sì, sarebbe ma facilmente riproducibile. allora, no, il problema è che le cose scientificamente non funzionano in questo modo, cioè c'è l'aspetto tecnico della questione, okay? E quella è una cosa su cui uno può mettere il brevetto, perché io posso aver inventato un modo più furbo, che ne so, di dissociare l'acqua, non lo so, insomma ho fatto un'innovazione tecnologica, allora brevetto la componente, diciamo, ingegneristica della mia idea, no? Il fatto che soltanto io so come realizzare praticamente l'apparato. La proprietà dell'idea invece, cioè, non esiste, nel senso che non è che, allora uno per esempio faccio un confronto con l'energia nucleare, ok? Io posso brevettare il modello del reattore, posso brevettare la pila atomica che ho costruito perché ho capito come sfruttare l'energia nucleare in un certo modo e quindi brevetto questa cosa. Posso farlo, no? Ma la teoria fisica che sta alla base, ovvero la teoria del nucleo atomico e il fatto che io posso avere una produzione di energia se fondo i nuclei di certi elementi, no? Oppure se faccio una fissione del nucleo di certi elementi, ecco, quella teoria lì è una teoria che non può essere brevettata, cioè è il modo in cui funziona il mondo. E spiegare come funziona questa cosa è il dovere di uno scienziato, cioè se io capisco che si può fare la fissione dell'atomo, lo racconto ai miei colleghi dicono: ah sì, beh, è vero, effettivamente, e diciamo il principio fisico su cui funziona questa cosa deve essere noto a tutti. Ecco, in questo caso qui nessuno sa su quale principio fisico è basato questa scoperta, quindi è inutile nascondersi dietro il fatto che c'è un dispositivo tecnico. Ok, benissimo, il dispositivo tecnico te lo tieni, il brevetto è tuo, eccetera, però dici su quale principio fisico stai ricavando l'energia. Siccome questa cosa non viene fatta, perché probabilmente non è. Non lo so, magari non lo sanno. Allora, se non lo sanno, bisogna che qualche altro scienziato dia una mano per capire qual è il principio fisico che c'è dietro. Insomma, bisogna dare la possibilità di mettere in atto quella che è la riproducibilità, no, dell'esperimento, diciamo. Sì. Amedeo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e di essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi.